cambiamenti climatici stanno stravolgendo un po' tutte le nostre città e anche le nostre campagne, ma ci permettono sicuramente anche di coltivare, per esempio, dei frutti che un tempo non pensavamo mai di poter, come dire, coltivare in Italia, come per esempio la papaya. A me piace tantissimo, non so a voi. Eccola qua, vedete, io per esempio, insomma, devo dire che quando posso la mangio, perché adesso scopriremo perché la papaya è un superfood. E a parlare delle proprietà di questo frutto veramente anche dolce, buono, che piace magari anche ai bambini perché in effetti è dolce, c'è la dottoressa Maria Grazia Spalluto. Buongiorno. Buongiorno. Mi trova con le mani in pasta, quindi la saluto le soltanto mani in papaya. In papaya, esatto. Allora, dicevamo un superfood, perché? Allora, perché è ricchissimo di vitamine antiossidanti, il colore arancione è tipico delle sostanze, dei frutti che sono ricchi di carotenoidi, come nella carota, appunto, certo, no? Sì. Fanno bene alla vista, alla pelle, hanno un'azione antiossidante molto interessante, ma anche ricca di vitamina C, di sali, di magnesio, di quindi potassio. Quindi perfetto anche per questo periodo, no? Vitamina perfetta C per questo go-go, periodo, insomma, perché no? Fortifica chiaramente il sistema immunitario, ma non solo. Lei parlava giustamente dei bambini, mangiano poca frutta. Sì. Questo invece è un frutto così dolce. Perché penso sempre a mia nipote, che lei proprio la frutta non vuole mangiarla. Si sono non... un po' pigri. Questo è un frutto così dolce da essere confuso quasi con un dolcetto, appunto. Quindi è un ottimo frutto per i bambini, per chiunque, per gli anziani, ecco, perché ha problemi di pelle. Sottogliendo questi semi che non vanno gettati via. Questi infatti, si possono lavare bene, triturare e anche consumare, per esempio, in insalata oppure in uno yogurt al mattino come colazione, perché sono ricchi di molte sostanze, tra cui per esempio la papaina, di cui il frutto è ricco. Serve? La papaina è un enzima proteolitico, veniva usato per digerire le carni, per esempio. In Sud America viene molto utilizzato prima di fare il barbecue addirittura, no? Sì. Perché ammorbidisce la carne. Ma è un enzima digestivo, quindi aiuta la digestione, soprattutto in chi ha problemi di dispepsia, cioè che fa fatica a digerire, e quindi supplisce un po' l'enzima digestivo delle proteine, in particolar modo dello stomaco. Ecco, però c'è differenza, tornando alla papaya, tra quella matura e quella acerba. Allora, il problema è che quella acerba ha un sapore un po' terribile, per cui va fatta, per esempio, in centrifugati, aggiungendo un altro frutto, anche la stessa papaya, più palatabile. Fare un po' di matura, un po' di... Sì, perché matura, la papaya insomma, acerba è più ricca di appunto papaina e di altre sostanze, di cui invece i tannini, per esempio, che hanno un'azione lassativa. Quindi questa papaya qui ha un'azione soprattutto antiossidante, ricostituente, immunostimolante, mentre la papaya acerba invece acerba. È più ricca come di questa papaina, che molti è un'azione frutti digestiva. Poi in realtà rientrano su tanti questa, frutti. No? Ma in realtà la natura ci mette a disposizione quello di cui abbiamo bisogno. E che ecco, tante io adesso volte cosa sto un facendo? Faccio un piccolo, diciamo un dessert così. Questo. Esatto, un piccolo dessert. Perché utilizziamo la papaya come se fosse veramente un... Un dessert vero e proprio, un dolcetto, ecco. Sì, un dolcetto, ma soprattutto ci fa anche un po' da, diciamo, da ciotola in questo caso. Quindi con un po' di yogurt. Perfetto. E poi se si lo potrebbero vogliamo... anche triturare dei semi, però questi, ecco, da sconsigliare in gravidanza, perché contiene alcuni alcaloidi, quindi che non sono compatibili con la gravidanza. Però e poi ci mettiamo anche un po' di miele, la che in questa in realtà, stagione ecco, anche ci fa bene. È un frutto molto sicuro, anche quando si trova sotto forma di estratti, quindi come il novel food papaya fermentata, no? Scoperto più di una ventina d'anni fa, accentua queste caratteristiche della papaya. Ecco, infatti, perché si sente oramai parlare di papaya fermentata da tantissimo tempo, ma veramente fa effetti benefici. Effettivamente è ricchissima di antiossidanti. Si è visto che purtroppo lo stress ossidativo è di per sé, come si dice in medicina, eziopatogenetico, cioè crea patologie, crea malattia. Quindi proteggersi dall'attacco dei radicali liberi significa anche rimandare, oppure magari non avere, non incorrere in patologie. Prevenire, anche molto insomma. Prevenire sicuramente è fondamentale. Quello ci aiuta tantissimo, il cibo, noi lo diciamo, il cibo ci salute, cura, è il salute. Il cibo è salute. E questi superfood aiutano sono veramente preziosissimi. Quelli coltiviamo ormai anche in Italia, in Sicilia, quindi aiutiamo un po' Campania, l'economia italiana. Insomma, dove quindi fa sicuramente più caldo, l'abbiamo detto in apertura, grazie proprio ai cambiamenti climatici, se ci portano anche delle cose positive delle volte. Almeno noi ne siamo veramente felici. Quindi grazie davvero grazie a Maria Grazia Spalluto. E adesso